Amici di Habitart, benvenuti a una nuova puntata di In diretta con Habitart, dai luoghi della cultura che sono ancora, diciamo, un po' martoriati dalla pandemia. Come sempre sono un po' imbarazzata nell'organizzare queste dirette, fortunatamente oggi sono al chiuso, così non rischiamo di prendere l'acqua, anche se in realtà oggi il clima non era male, era caldino, era un po' grigio, ecco, però non va malissimo. Intanto metto il frame attorno alla mia faccia per annunciarvi dove mi trovo oggi. Oggi mi trovo a Palazzo Rosso, nel comune di Bentivoglio. Ovviamente, come sempre, dobbiamo però cominciare a ringraziare, a fare dei doverosi ringraziamenti. In primis vorrei ringraziare la biblioteca di Bentivoglio e l'amministrazione comunale di Bentivoglio, perché in realtà questo è un luogo della cultura un po' anomalo, nel senso che in realtà, essendo appunto la sede della biblioteca, voi potrete chiedere di accedere e venire a vedere questo splendido Palazzo Rosso qui a Bentivoglio. Non è ovviamente l'unica cosa da vedere a Bentivoglio, che poi parlerò anche appunto di che cosa fare proprio in questo comune splendido, con un'amministrazione comunale che ci ha tenuto molto anche alla rivalutazione del proprio patrimonio, e quindi in realtà è un luogo della cultura non tanto, ecco, chiuso, non è un museo, no, che è chiuso da tanto tempo. Poi ora fortunatamente siamo di nuovo in zona gialla, e quindi vi volevo anche ricordare che partiremo poi presto con le visite guidate in presenza. Abbiamo già un fitto calendario almeno fino a febbraio, poi per marzo vediamo che cosa ci fanno fare, che cosa possiamo combinare. Però non vi volevamo abbandonare con le dirette, quindi nonostante si possa andare in giro un pochino di più, si possa accedere ai musei dal lunedì al venerdì, in ogni caso noi volevamo dare la possibilità a chi ancora non se la sente di muoversi da casa di poter vedere qualcosa dal video, e poi magari appunto farvi conoscere qualcosa di nuovo. Avrete notato che io, Linda, mi prediligo, ecco, degli spazi, dei luoghi che si trovano magari in comuni un pochino più piccoli e che si trovano sempre dalla parte della pianura bolognese, perché è un posto, la pianura, che ha tanto da offrire, davvero tanto da offrire. E io vengo dalla pianura e vengo da Pieve di Cento, e quindi tendo, ecco, andare alla ricerca di quei posti meravigliosi che sono parte di una terra che in realtà dal punto di vista turistico offre tanto, ma che poi non è mai spesso, a volte, ecco, troppo valutata. E quindi è per questo che ho deciso di fare oggi Palazzo Rosso. Cominciamo, come sempre sapete che questo format deriva dagli utenti Instagram che hanno postato delle foto, e vi faccio capire un pochino perché si chiama Palazzo Rosso, e cioè dal colore dei mattoni, da un'emblematica architettura che si trova nel centro di Bentivoglio a lato del canale Navile. Questo palazzo è un palazzo in stile Liberty, Emilia Ars in realtà, quindi in realtà ospita la più grande l'ultima grande stagione artistica bolognese, quindi proprio quella derivante da Alfonso Rubiani, Augusto Cézanne, che realizzano le decorazioni e l'architettura di questo splendido palazzo che, come vi dicevo, fiancheggia, si trova nel centro di Bentivoglio, ma che fiancheggia il canale Navile che era importantissimo centro di scambi per portare le merci avanti e indietro dalla pianura, diciamo, che era al servizio della città. E quindi che divenne, insomma, un po' epicentro anche di questo comune. E effettivamente ancora oggi si affaccia il palazzo proprio sul bordo del Navile, quindi ringraziamo gli utenti che ci fanno capire perché il Palazzo Rosso si chiama così, con questi inconfondibili mattoni rossi. Ma ora cambiamo foto e vi faccio vedere invece la sala dentro la quale mi trovo io. Dopo, se sono capace, forse no, toglierò l'immagine per farvi vedere un pochino dove mi trovo, e cioè mi trovo in quella che è forse la sala meglio decorata di uno splendido palazzo, però davvero stavolta realmente conservato stupendamente, egregiamente, quindi con tutte le decorazioni in stile Emilia Ars. E in questo caso mi trovo nella sala dello Zodiaco. Quello che vedete in foto, e adesso vi dicevo se riesco appunto a togliere questa fotografia, probabilmente no, ok, sì, mi trovo con un soffitto con le fasi lunari e tutto attorno invece
i segni zodiacali, vediamo se trovo il mio, se voi magari potete individuare il vostro. Il vostro, ecco, c'è la luce divina che mi illumina. Io sono uno scorpione, sono lassù in angolo. E saluto quelli che come me sono nati purtroppo scorpione. E poi però non solo, ecco, il meraviglioso soffitto, ma anche ciò che si trova proprio qui alle mie spalle, queste specie di carte da parati, che in realtà sono pitture fatte a carpe, giapponismi, questa è di chiara influenza in stile giapponese. Qui vedete anche la porta decorata in terracotta, chiaramente. E poi, continuando il giro, ecco, vedete alle pareti c'è un po' di luce strana, un po' di luce divina. Vedete sopra, nella fascia invece superiore, un gioco di acqua, di ninfee, di anatre, di emblema di tutto ciò che questo territorio era, e cioè effettivamente una, adesso vi torno a mettere queste immagini che mi fa vedere bene, ciao Greta, ci fa vedere bene appunto le carpe che nuotano in questo stagno, e poi ci ricorda però appunto l'ambiente di palude che caratterizzava assolutamente la zona di Bentivoglio prima di tutte quante le bonifiche con le risaie e quant'altro. Vi dicevo però, dato che lo sto tirando un pochino per il lungo in questo splendido posto, vi dicevo che a Bentivoglio non è l'unica cosa da vedere Palazzo Rosso, perché in realtà abbiamo ancora il castello che dà il nome alla località. Castello di chi? Castello ovviamente della famiglia, di una delle famiglie che sono state più famose, più celebri per la storia di Bologna, cioè i Bentivoglio. E qui infatti si trova la Domus Iucunditatis, cioè il luogo di ristoro, ecco, dei Bentivoglio che qui si recavano dalla fine del 400, quando poi fu costruito. La foto è stata scattata ed è stata caricata sul profilo di Prospettiva, che è un'altra associazione che realizza visite guidate sul territorio e che realizza la Bentivoglio Experience, quindi tenete d'occhio le date, perché appunto una visita di Bentivoglio ne vale veramente la pena, perché oltre al castello del 400, di cui non vi voglio svelare altro perché ci sono delle sale affrescate meravigliosamente, c'è il ciclo del pane che vale la pena di più, nel senso che è un gioiello veramente della nostra bassa, e però ecco, non ho abbastanza tempo per raccontarvi con quanto entusiasmo appunto e trasmettervi appunto la mia volontà di portarvi anche lì dentro. Cambio ancora fotografie, perché invece a Bentivoglio c'è anche il Museo della Civiltà Contadina, Villa Smeraldi, dove siamo passati tutti, nel senso che chi è qui della bassa l'hanno portato in gita scolastica anche tante volte con tanta gioia, proprio nel Museo della Civiltà Contadina, che è nella frazione di San Marino di Bentivoglio, invece all'interno appunto di Villa Smeraldi, cioè una villa padronale circondata da uno splendido parco. All'interno si trova uno dei musei etnografici più importanti sicuramente del bolognese, ma direi anche in realtà d'Europa. È veramente importantissimo. Qui vedete appunto una fotografia di un carro realizzata dal Museo della Civiltà Contadina, seguite anche questo profilo. E poi Bentivoglio è anche celebre per avere l'ospedale più importante di tutta la pianura, quindi diciamo che tutti noi della pianura più o meno nasciamo da qua, nasciamo a Bentivoglio, no? E ultimo, prima di concludere i 10 minuti che mi sono dati a disposizione, volevo segnalarvi anche questo, cioè che a Bentivoglio non c'è solo una grandissima zona industriale che si chiama l'Interporto, ovviamente snodo ferroviario, snodo logistico, ecco, importantissimo, ma si è voluto conservare anche un'area che si chiama ex Risaia Larizza, che è un'area di riequilibrio ambientale, ecologico, dove si possono fare avvistamenti faunistici, avifaunistici molto importanti, dove si tende a preservare la specie, le specie che erano di solito, ecco, presenti in pianura prima ovviamente della estrema antropizzazione che questi luoghi hanno subito. E quindi vi volevo mostrare anche questa foto che è stata presa proprio dall'oasi Larizza di Bentivoglio, con una coppia di cicogne che ha costruito il suo nido, perché qui si trova anche il centro di recupero della cicogna bianca, dove ogni anno si fanno accoppiare diverse coppie per poi far nascere i piccolini e riuscire insomma a reintrodurre questo splendido animale anche qui da noi. Quindi diciamo che gli affreschi che ho alle mie spalle, quest'area paludosa, viene rispecchiata perfettamente anche all'interno di
Palazzo Rosso. Concludo qui, grazie come sempre per averci seguito, volevo ringraziare Bologna Welcome, Extra Vo che ci sostiene in questa avventura, insomma, delle dirette di cui siamo, come potete anche forse vedere, molto acerbe, molto nuove, e le ragazze di Extra Vo, Valentina, Fabricia e Virginia, che ci sostengono anche in questo, insomma, facendoci pubblicità. Ciao a tutti e grazie!